non sentirti male, possiamo aiutarti. Pare che la bellezza faccia male. E la sua prima vittima è la tua mano, che hai appena bruciato con la piastra. Per prima cosa corri in bagno e fai scorrere l'acqua fredda. Metti la mano sotto al getto. Ti senti subito meglio. Non devi passare tutto il giorno al lavandino. Riempi una ciotola di acqua e prendi le bende. Tagliane un pezzo e immergilo nell'acqua. Applicalo sulla bruciatura. Legalo con una benda asciutta. Fissala in questo modo. Puoi continuare a sistemare i capelli senza preoccuparti della pelle. Sai come ci si sente quando le gambe si addormentano? Beh, succede se ti siedi con le gambe incrociate a lungo. Che fastidio! Per sistemare i tuoi neuroni, gioca con il tuo cervello. Tocca il naso e la punta della lingua. Non è divertente, smetti di ridere. Piano piano il pizzicore scompare. Wow, funziona davvero! La mia gamba è sveglia. Non mi sembra nemmeno che sia stata addormentata. Mi sono divertita con la mia amica, ma deve tornare a casa. Fai piano, per favore! Alzarsi velocemente fa girare la testa. È debole e ondeggia come se stesse per svenire. Stendila sul divano. Sollevale le gambe sopra il livello della testa. Sbottona la camicia per facilitare la respirazione. E falle bere qualcosa. Ora va meglio. Grazie, mi è stato d'aiuto. Non puoi mai divertirti in viaggio quando soffri il mal d'auto. È troppo presto per arrendersi al viaggio. Usa semplicemente un piccolo trucco. Prendi un rotolo di bende adesive. Copri l'ombelico con un pezzo di nastro. Ti servono anche i fiammiferi. Mordine uno tra i denti. E si parte! Questo piccolo trucco ti libererà dalla nausea, così potrai goderti il viaggio. Lavorare al computer stanca gli occhi. Per mantenere una buona vista, allena gli occhi. Guarda a destra e a sinistra. Poi in su e in giù. Ora fai dei movimenti circolari. Allontana da te un vaso di fiori. Poi guarda prima qualcosa vicino a te, poi qualcosa di molto lontano. Fai la stessa cosa con il vaso di fiori su uno scaffale più in alto. Questi semplici esercizi miglioreranno la vista e rilasseranno gli occhi. Tonificheranno anche i muscoli intorno agli occhi. Potresti trovarti in pericolo anche in cucina. Se ti distrai per un secondo, l'anta ti colpisce la testa. Ai, che male! Wow, che livido sulla fronte! Grazie al cielo ho un'amica previdente. Prendi un assorbente e una siringa. Inietta l'acqua nell'assorbente. Mettilo nel congelatore. Copri la tua amica con una coperta calda. Attacca l'impacco freddo alla sua testa. Questa calotta di ghiaccio è così insolita, ma il trucco funziona davvero. Queste amiche non si vedono da un po' e hanno molto da dirsi. Grazie al cielo hanno tutta la sera davanti a sé. Improvvisamente una ragazza inizia a urlare. Pare che qualcuno abbia deciso di rovinare i piani. Oh no, sei stata morsa da un serpente! Peccato che non sia Harry Potter, avrei preferito conoscerlo. Il morso del serpente deve essere subito cauterizzato. Per fortuna ho dei fiammiferi. Accendi un fiammifero e spegnilo. Metti la punta calda sulla ferita.
Ma attenzione, dopo un morso la tua amica potrebbe avere le vertigini e la sua frequenza cardiaca potrebbe aumentare. E il panico peggiora le cose. Porta la tua amica in ospedale il prima possibile. Quindi calmati e chiama un'ambulanza. Oh, mi fa male il dente! Ho la testa che mi esplode. Penso di sapere cosa fare. Prendi un mazzetto di prezzemolo. Affettalo finemente. Premilo con un cucchiaio ed estrai il succo. Applica il prezzemolo sul dente dolorante. Le proprietà curative del prezzemolo leniranno il dolore e il dente non ti disturberà più. Una ragazza sta cercando di sbarazzarsi dei suoi punti neri. Probabilmente vuole un naso stupendo. Ma l'altra amica ha un problema più grande. Un'enorme scheggia nel dito. Puoi aiutarmi a tirarla via? Perché non usi una striscia per punti neri? Attacca la striscia alla scheggia. Spruzzala con acqua per farla aderire meglio alla pelle. Attendi qualche minuto per una presa migliore. Non temere, l'ho già fatto 100 volte! Rimuovi la striscia nella direzione della scheggia. Il mio dito è salvo! La scheggia è sulla striscia! Ricorda però di disinfettare la ferita. Sei su Instagram da così tanto tempo che il tuo piede si è addormentato? Ai! Non sento le mie gambe! Strofinarle non aiuta, sono ancora doloranti! Se provi questa sensazione nella tua gamba, un semplice trucco ti aiuterà. Taglia un limone a fette. Ricopri la pelle con una fetta di limone. Il succo allevia rapidamente gli spasmi muscolari e le gambe riacquistano sensibilità. A proposito, se hai spesso i crampi alle gambe, prova a mangiare meno zucchero. Le ragazze fanno una bella passeggiata. Tutto andava per il meglio finché una delle due amiche non aggiusta un sandalo. Si china per sistemarlo. Che vertigini! Wow, il tuo naso sanguina! Non preoccuparti, so come aiutarti. L'amica estrae un tampone dalla borsa. Lo scarta e lo dà alla sua amica. Inserisci il tampone nel naso e l'emorragia dovrebbe cessare presto. E per impedire alla tua amica di svenire, applicale la catena fredda della borsa sulla fronte. Il metallo freddo farà tipo impacco e riporterà in sé la ragazza. Grazie! Ora va molto meglio! Il mio naso non sanguina più. È impossibile resistere ai biscotti dolci! Ma non essere avida o ti soffocherai! Non respiro! Fa qualcosa! La prima cosa da fare in questo caso è abbracciarla da dietro e premere con forza sul diaframma. Il biscotto in gola volerà fuori come un tappo dalla bottiglia. Wow, mi hai appena salvato la vita! Oh, guarda, è così divertente! Per una persona che stava per soffocare, sei fin troppo energica. La mia amica non ha un bell'aspetto. Cosa? Ancora mal di testa? Sì, fa così male! Come posso aiutarti? Ecco un'altra idea! Prova a dare alla tua amica delle fette di arancia. Taglia le arance a fette. Un'arancia può alleviare il mal di testa molto rapidamente. Dopo uno spuntino nutriente, fai riposare l'amica sul divano. Riscaldale i piedi e mettile un impacco freddo in fronte. Prendi un calzino di spugna e del ghiaccio. Metti i cubetti di ghiaccio in un sacchetto. E inseriscilo nella calza. Facile e rinfrescante! Massaggia le orecchie. Dopo tutto questo, il mal di testa dovrebbe scomparire in 5-10 minuti. Non hai bisogno di antidolorifici. Oh, odio le allergie! Non appena mangio qualcosa di sbagliato, la mia pelle inizia a prudere. Qualcuno mi salvi dal prurito, per favore! Versa l'acqua in una ciotola. Aggiungi il bicarbonato di sodio. Immergi i piedi nell'acqua e mescola. Tieni i piedi immersi per 10-15 minuti. Pulisci la pelle con un asciugamano. Un bagno di bicarbonato allevia l'irritazione e lenisce il prurito. Speriamo che tu non abbia mai bisogno di questi consigli, ma chissà!
Metti un like al video, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere nuove e utili idee su TrumTrum Select.